Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Level up your listening with Bose Comfort Ultra earbuds and headphones with immersive sound and world-class noise cancellation for a not-so-silent night. Visit Bose.com/slash/Spotify to shop sound that's more than a present. Il secondo dibattito del giorno invece vede protagonisti diversi personaggi. Prende una sfera un po' più ampia, no? Parte da Jung Tug, mi pare, se sbaglio ditemelo, ma non fa niente se sbaglio perché l'importante è che è un rapper americano famoso a parlare che dice che la scena europea invece è fake. Non si può confrontare con quella americana, in quanto i rapper europei parlano, parlano ma fatti concreti, poi non sono quello che dicono. Ora. Parte il discorso che qua veramente vengo da un episodio in cui si parlava di cultura, di, di fame, di, di teatro. E quindi di conseguenza. Ecco, ecco qui il settore dell'arte, del rap, di cosa si preoccupa, di cosa è vero, cosa non è vero. Ancora, io sono veramente stufo di queste cazzate. Da bambini, da bambocci proprio. Perché scusate, io devo ascoltare Notorious BIG perché. Ehm, spacca a rappare perché era il numero uno a farlo. Insieme a Tupac. O perché spacciava cracca le donne incinte? Scusatemi. Ok, essere real. Io sono il primo che dice la musica deve essere vera, deve nascere da un'esigenza reale. E mi dà fastidio questi ragazzini di merda che si inventano un personaggio. Ok, va benissimo, sono d'accordo, ma non deve essere una gara adesso. Ah, vabbè, l'americano va ascoltato perché quello spara davvero. Grande, grande. Sei una merda, sei. Sei un coglione. Non dico il fatto dello spacciare crack le donne incinte perché Notorious B.I.G. l'ha fatto. Eh, beh, Notorious B.I.G. viene ricordato per la musica che ha fatto, per il personaggio che è stato, non per il periodo in cui faceva schifo, Jay-Z che voleva continuare a fare il criminale, poi ha fatto musica, per fortuna, Lo ricordiamo perché è stato un grande musicista, lo è ancora, un grande producer. Non lo ricordiamo perché faceva il criminale. Cioè ragazzi, ma basta, ma che è tutto sto sta fenomenologia del mondo criminale? Che cazzo c'è di bello? Forse perché voi non l'avete vissuto minimamente sto mondo, per questo vi pensate che c'è qualcosa di figo. Che cazzo c'è di bello nello spacciare cocaina? Scusatemi, che c'è non c'è niente. Prendi prodotto, tagli. Con, con quello che ti pare. Possibilmente con qualcosa che fa il meno male possibile al cliente. Stai là, prepari la bustina e poi hai a che fare con una banda di rompi coglioni. Questo è lo spaccio. Oh no, che c'è di bello? Che c'è di bello nel premere un grilletto? Nella sofferenza, nei sensi di colpa che non ti se ne vanno più perché hai tolto una vita. Quindi che cazzo me ne frega a me che uno è real che non è real? Per me non me ne frega niente. Sei real se racconti la verità. Però il discorso è che non puoi, non può essere nel rap l'unica un verità. Posso fare rap solo se sono stato un malandrino. Ma vaffanculo, va. Per me va bene. Sei real, pure se sei il più gay del mondo e fai una canzone in cui dici che hai preso 150 cazzi nel culo. Se l'hai presi, buon per te, che ti devo dire se lo canti ed è vero. Ma cazzi tuoi. In tutti i sensi, cioè, e quello vuol dire essere veri. In quel senso, sei vero se. Ah, sono vero se faccio una canzone in cui dico che studio 15 ore al giorno, ok? però. Lo devi fare poi, vuoi da, da studio, da laurea. Cioè, quello è il discorso. Ah, allora, di che stiamo a parlare, raga? Ancora stiamo a parlare di, di, di ste puttanate. Comunque, Jung-Tung, che, che fondamentalmente è uno che ha un sacco di stile, un sacco di soldi adesso, che spacca a livello stilistico, ma fondamentalmente andiamo a prendere quello che dice, andiamo a prendere a livello di cervello. Chi cazzo è Jung-Tung? Chi cazzo è sta gente? Così come potete dire, chi cazzo è Sfere e basta, un grandissimo prodotto, ok? Ma... Lo sentite parlare in due ore di non ha detto una cosa interessante. Ok, è un personaggio che a livello stilistico ci sa fare. Ha rivoluzionato la discografia italiana. Nessuno quanto me lo dice lo ripete. A livello stilistico, però chi cazzo sei? Ok, bene. Rondososa, né un altro, che io reputo fortissimo, sempre a livello stilistico. Ma Gigi Cazza era ondoso, un ragazzino di 16 anni e come tutti i ragazzini di 16 anni ha i limiti della sua età, cioè se 17, 18, non so quanti anni, non so quanti anni c'ha, diciamo, non me ne frega un cazzo. Cioè comunque resti un ragazzino Per adesso no? E quindi non è che hai idee rivoluzionarie Non è che stai lì a fare I have a dream Stai lì a fare voglio poppare il pè Che poi hai una, hai una melodia che, in, che ti entra in testa L'ho sentita due volte la canzone Ancora mi entra in testa Complimenti quindi vendi Ma poi non puoi dire Ah no la scena europea sta ripartendo In Europa In, in, in a Londra supportano eh, Londra In Francia supportano la Francia In Italia non supportano Portate gli italiani. A me mi pare che state a fare dischi d'oro e dischi di platino, a me mi pare che siete supportatissimi. Ma che cazzo state a dire? È che in Italia la musica serve solo come sottofondo. Se in Italia la musica non servisse solo come sottofondo, non ci sarebbe Rondososa, non ci sarebbe Sfere e basta. Cioè, voi state parlando dando per scontato il fatto che voi avete già. Avete già preso da quel sistema che state condannando? Cioè, se la musica in Italia fosse importante, rilevante e tenuta in considerazione davvero, non esistereste. Non esistereste affatto. Ci sarebbero solo cantautori di qualità il rap si estinguerebbe quello di oggi, tornerebbe in voga il rap di una volta, ma non per lo stile old school, perché stilisticamente non, questi ragazzi, Rondo e compagnia, non hanno niente da invidia a nessuno, ma per quello che dicono, per quello che portano, per come lo portano. Punto. Se la scena italiana avesse un senso, Capo Plaza non usciva col disco di adesso, che è veramente vergognoso. Quindi state sputando sul piatto in cui mangiate. Senza rendervi conto che avete un supporto estremo. Dovuto a minorenni, a ragazzini, a bambini. Nel mondo degli adulti neanche esistete. Persino Sfere e Basta che ha fatto 4-5 platini in un disco in un mese, in due mesi. Nel mondo degli adulti non esiste Sfera e Basta. Punto perché? Perché ragazzi. Non, non dice una frase di senso compiuto nel disco nuovo, neanche uno, cazzo. Una frase! Una frase che dici minchia, oh, porca puttana, mi hai fatto riflettere. Ci sta un cazzo da riflette. Non c'è mezzo, mezzo contenuto reale. Poi anche se qua il discorso che insomma, fare contenuti è difficile, non è che dici due puttanate e hai fatto il contenuto. E quindi a me non me ne frega un cazzo che in Francia ci sta qualche rapper real. Perché è un criminale? Perché che cazzo me ne frega a me? Ma il criminale facesse il criminale, si stesse a casa sua a fare, a, a fare quello che deve fare, stesse nella sua zona, comandasse dove deve comandare, si facesse la galera che si fa la galera, capito? Perché cazzo me ne frega a me? E invece no, dobbiamo stare a idolatrare, io posso... Se stai facendo musica non stai facendo il delinquente. Perché quando fai musica e racconti certe cose, ti stai sputtanando. Che poi si è visto, si è visto questi fenomeni, Real, che fine hanno fatto. Gente col talento vero, gente come XXX Tentazione che ha scritto delle poesie. Per essere Real, che cazzo di fine ha fatto? Gli hanno sparato. Ma quanti cazzo di morti hanno, sono stati fatti negli ultimi anni? Per colpa di sta generazione di imbecilli, sta generazione di idioti. Quell'altro 6 Nine mo si faceva. Si pigliava Nergastolo, ergastolo. L'hanno ridotto a due anni. Non per, ma non, non è solo un discorso di infamata. A due anni, perché fondamentalmente che cazzo ha fatto il pagliaccio Penagang, Quello ha fatto 6 ix 9 Capite? Era solo un pagliaccino che voleva fare il personaggio. Quello è. Bello, bello mo farsi tutta la vita, fino a 60, 70, 80 anni che devi stare attento. Bello. Capito che è uscito tre giorni? È andato in overdose di pillole perché non regge lo stress, bello! Grande sei un fenomeno! Sei un fenomeno! Tutti i fenomeni, grande Lil Pip! Che per essere real, per tutto il dolore che ci aveva, si è dovuto anestetizzare fino a morirci. Porca puttana, abbiamo perso i talenti più forti che ci avevamo in questo settore, perduti per una stupidaggine, un discorso del cazzo dell'essere reali. Complimenti e voi ancora, ancora seguite questo non avete imparato un cazzo allora ma che volete imparare cioè, avete 16 anni che volete imparare io a 16 anni ero una testa di cazzo a 20 anni facevo un casino a 21 anni non vi dico è, stato un, è stata un'annata in cui proprio lasciamo perdere se io ripenso a quanto mi sono messo in pericolo per cosa per la mia inquietudine io dico sei un coglione io, al me stesso, negli ultimi 25 anni, posso solo dirgli: Sei un coglione. Questo è. E questo è quello che dico a tutta sta scena di ritardati. Porca puttana, con tutto il rispetto per i ritardati, chiedo scusa. Chiedo umilmente scusa a una certa categoria di persone. Non volevo offendere loro. Sta offendendo altri. E questo è quanto. Mm, sento meglio. Mi è piaciuto a fare questo dibattito. Mi è piaciuto a dire la mia. Figo. Sono proprio contento di avere sto spazio, di, poter, di potermi esprimere. Veramente. Il top. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.